Nuova puntata di Idiozie sul Mindset, la rubrica con cadenze che nessuno conosce, pensata per aiutarvi a comprendere le idiozie, le malinterpretazioni, le baggianate, i falsi miti e chi più ne ha più ne metta, che riguardano la mente, la riprogrammazione mentale, il mindset, i paradigmi, il self-image, insomma tutte quelle cazzate, scusate il francesismo, che siamo costretti a sentire giornalmente quando si parla di questi argomenti. Che purtroppo, devo dire, è ormai una prassi, visto che praticamente sono tutti esperti della mente, tutti profondi conoscitori di questo argomento. Allora, nella puntata di oggi, mi scuserete se sono un po' in movimento, ma questa puntata viene così, parliamo della seguente tematica, il gravissimo errore interpretativo secondo il quale tutti coloro i quali, grandissimi esperti della mente, ogni volta che parlano appunto della mente, tendono a toccarsi la testa, sembra praticamente un tic che hanno, perché ogni volta dicono no, perché nella mente si continua a toccare la faccia, le tempie, la testa e compagnia cantante, come se proprio volessero indicare che effettivamente la mente risiede da qualche parte della nostra testa. Beh, questo è un gravissimo errore interpretativo, ma non è soltanto un errore interpretativo, è anche fonte di tutta una serie di problematiche da un punto di vista di applicazione degli esercizi che poi ne seguono e che, devo dire, vanno poi a influenzare pesantemente tutto quello che è il percorso di riprogrammazione mentale che viene fatto. Ma partiamo dal principio, partiamo innanzitutto da smontare questo primo punto secondo il quale la mente risiede nella nostra testa. Ora, questa interpretazione deriva un po' da un retaggio che abbiamo dovuto fondamentalmente al fatto che tutti quanti hanno chiaramente bisogno di avere delle immagini per identificare, rappresentare gli argomenti di cui si parla. Perché questo? Perché in realtà il nostro cervello processa degli input sotto forma di immagini che poi utilizza appunto per farci ragionare piuttosto che per compiere determinate azioni. Ora, qual è il punto? Che quando si cerca di dare una rappresentazione della mente, chiaramente la cosa più facile è quella di associarlo al cervello. Per cui si immagina la mente letteralmente come se fosse un cervello e quindi di conseguenza quello si è portati a indicare appunto la nostra testa quando si parla di mindset, quando si parla di mente. Ci sono anche tutta una serie di frasi, di sentiti dire, no, che sono molto comuni quantomeno nella lingua italiana, per cui è tutta una questione di testa, è tutta una questione di mente e, ripeto, ci si continua a toccare la testa. Questo purtroppo è un grave errore, perché effettivamente ad oggi siamo nel 2020, casomai stesse guardando questo video a distanza di anni, non è stato effettivamente ancora da un punto di vista scientifico dimostrato che ci sia una parte del cervello chiamata mente. Tutt'al più, quello che si sa in questo momento è che ci sono delle parti del cervello che vengono attivate a fronte di facoltà intellettuali che appunto sono in essere nel momento in cui si svolgono determinati comportamenti. Ora, qual è il punto? In realtà la soluzione a questa malinterpretazione ha praticamente quasi 100 anni di storia, perché negli anni 30 il dottor Fleet, che è uno dei personaggi che ha avviato il movimento della medicina olistica, in realtà ci fornisce una spiegazione di questo concetto, più che altro ci fornisce un'immagine con la quale appunto andare a rappresentare la mente. Questa immagine, che molti di voi conoscono come la stick person di Bob Proctor, in realtà teorizzata negli anni 30 da dottor Fleet, ma poco interesse in questo momento. Qual è il punto però fondamentale? Da questo punto di vista lo stesso Bob Proctor ci dà varie spiegazioni, ci dà un aiuto per comprenderlo, che in realtà ogni essere umano vive su tre livelli: quello fisico, quello intellettuale e quello spirituale. E questo è un passaggio fondamentale se noi vogliamo fare effettivamente riprogrammazione mentale nel modo corretto. Perché? Perché se noi non riusciamo a distaccarci da quelli che sono i nostri fattori sensoriali per comprendere questo argomento, per cui se noi non riusciamo ad andare oltre la necessità di dover per forza di cose toccare e vedere un argomento come la mente, che di fatto è astratto, per cui non si può né toccare né vedere, è chiaro che ci saranno sempre delle incertezze e dei dubbi, e a un certo punto, e ve lo dico per esperienza diretta, arriverete a domandarvi se effettivamente tutto quello che state facendo ha un senso o meno, o se semplicemente sono delle sciocchezze alle quali volete credere per non si sa bene quale motivo. In realtà non c'è alcuna sciocchezza, non c'è alcuna baggianata, funziona effettivamente in un certo modo, ma uno dei presupposti per comprendere il modo in cui funziona la mente è proprio quello di staccarsi da quelli che sono i nostri fattori sensoriali, di staccarci da quello che è di fatto il mondo fisico,
e con appunto le nostre facoltà intellettuali iniziare a comprendere meglio l'argomento. La mente non è un qualcosa di fisico, la mente non risiede nella nostra testa, non risiede soprattutto nel nostro cervello. Lo stesso Bob Proctor in vari seminari, per chi magari lo ha sentito più volte forse ricorderà questa citazione, questa battuta di Bob Proctor, secondo il quale la mente sta tanto nella nostra testa quanto nelle unghie delle nostre mani. Questo insomma per dire che non c'è un posto specifico del nostro corpo in cui risiede la nostra mente. Appunto, proprio per ricollegarmi al punto precedente, è proprio un discorso di staccarci da quello che è la nostra situazione nel mondo fisico e con le facoltà intellettuali lavorare a un livello differente, che è appunto quello intellettuale e successivamente quello spirituale, tutti i dettagli che sono spiegati all'interno di Immagine Vincente. Ma a parte questo discorso, c'è appunto un altro errore interpretativo molto importante, che a volte è anche frutto, diciamo, viene sfruttato da vari formatori o pseudotali per millantare nuove forme di cervelli o di scienze o di chissà che cosa, anche appunto quello di associare la mente al cervello. Ora, ripeto ancora una volta, non c'è una dimostrazione scientifica del fatto che ci sia una parte del cervello che si chiama mente, per cui nel momento in cui la scienza dovreste dimostrare un qualcosa di diverso, saremo tutti quanti pronti a ragionare in modo differente, ma ad oggi, ed è questa l'interpretazione che mi sento di sposare, frutto soprattutto dello studio dei contenuti di Maxwell Maltz, è che in realtà mente e cervello sono due concetti separati, entrambi importanti, e l'interpretazione di Maxwell Maltz è la seguente: il cervello può essere in tutto e per tutto paragonato ad una macchina, ad un computer, che è in grado di processare delle informazioni, è in grado di farci compiere tutta una serie di azioni, di farci ottenere tutta una serie di risultati, di farci risolvere tutta una serie di problematiche, e chi ha studiato Immagine Vincente sa a cosa mi riferisco. Peccato però che, come qualunque macchina, come qualunque computer, richiede un operatore per essere utilizzato. Ebbene, questo operatore è la nostra mente. Qualcuno potrebbe parlare di questo concetto parlando dell'io, quindi di un qualcosa di spirituale o di energetico, chi più ne ha più ne metta. Fatto sta però che mente e cervello sono due concetti differenti, e ripeto, se voi non riuscite a comprendere questo concetto, ma soprattutto a interiorizzarlo, cadrete continuamente nell'errore di cercare qualcosa di fisico per dimostrare quello che state facendo, per dimostrare che i vostri che gli esercizi che state applicando in termini di riprogrammazione mentale stanno funzionando. Beh, mi dispiace dirvelo, ma non funziona in questo modo, e in realtà l'unica dimostrazione che avrete del fatto che quello che state facendo in termini di riprogrammazione mentali funziona saranno i vostri risultati o eventualmente le vostre azioni, che evidentemente inizieranno a essere differenti a fronte di un percorso di riprogrammazione mentale. Quindi facciamo molta attenzione su questo aspetto, perché ripeto, potrà sembrare per alcuni banale, potrà sembrare per alcuni un dettaglio, ma in realtà sono proprio i dettagli quelli che fanno la differenza quando si vuole fare un percorso di riprogrammazione mentale. E anche questa è un'altra grande importante lezione di Bob Proctor. Ora, da questo punto di vista, se mi rivolgo a chi è all'ascolto, se volete iniziare un percorso di riprogrammazione mentale, il corso di riferimento in Italia, neanche a dirlo, si chiama Immagine Vincente, quindi vi rimando al sito www.corsoimmaginevincente.com. Se però avete ancora dei dubbi, vorreste capire meglio questa tematica, vorreste magari avere un supporto da parte di chi questo percorso l'ha già fatto, quindi un consiglio per capire se effettivamente è un corso che fa anche per voi, che vi serve effettivamente per la vostra situazione, ebbene sappiate che siete fortunati, perché c'è un servizio completamente gratuito a vostra disposizione che si chiama I Consulenti di Roberto. Roberto, tra l'altro, sono io, casomai non mi conosceste. Ebbene, il discorso è il seguente: potete contattare il numero verde 800 497 773, o in alternativa potete andare sul sito www.vmr-consulting.com/sessione-orientamento e prenotare una chiamata, quindi essere poi richiamati dai miei consulenti. Sono tutti studenti di Immagine Vincente, quindi il mio corso, hanno già applicato il corso, hanno già ottenuto risultati, per cui possono condividervi la loro esperienza e darvi soprattutto un utile consiglio per orientarvi in questo percorso che mi auguro poi inizierete a fare per raggiungere una volta per tutte tutti quegli obiettivi e quei risultati che fino a questo momento non siete riusciti a raggiungere. Detto questo, io vi rimando alla prossima puntata della rubrica Idiozie sul Mindset. Tra l'altro vi ricordo che potete lasciare qui nei commenti le vostre considerazioni e soprattutto indicarmi altre idiozie e bagianate che avete sentito in giro,
chissà che magari finiranno, intanto c'è anche una zanzara, nella prossima puntata di Idiozie sul Mindset. Ciao!